È un sì convinto quello dei giovani democratici della BAT che domenica in Viale Crispi ospiteranno l'eurodeputata Elena Gentile e il senatore Roberto Concianciccio, entrambi esponenti del Partito Democratico. I 47 articoli della Costituzione che saranno modificati, sostengono Mirko Malcangi e Viviana Di Leo, sono un atto necessario di ammodernamento del Paese, che non va assolutamente nella direzione di una deriva autoritaria. Beh, votare sì perché abbiamo la possibilità di passare dal vecchio al nuovo. È vero che andiamo a modificare una parte sostanziale della nostra Costituzione, ma non dobbiamo dimenticare che questo è un ennesimo tentativo che il legislatore va ad operare per ammodernare il nostro sistema istituzionale. 47 articoli che rinnoveranno profondamente il nostro sistema, adeguandolo a quelle che sono le grandi democrazie europee. Non dimentichiamo che siamo rimasti l'unico paese, assieme alla Romania, ad avere due camere che svolgono la stessa e medesima funzione. Naturalmente, insomma, ci sono tante chiaramente polemiche, tante, insomma, su questo tipo di modifica. Però, qual è un po' lo spirito e soprattutto quali sono magari gli articoli più importanti che vengono modificati e quindi naturalmente nel sì, insomma. Sicuramente uno degli aspetti più importanti di questa riforma è il superamento del bicameralismo paritario perfetto. Questo permetterà sicuramente di velocizzare tutte le procedure legislative e di garantire una governabilità che negli ultimi anni e negli ultimi governi è stata alquanto difficile raggiungere. Il superamento del bicameralismo perfetto, come diceva già Mirko, ci permetterà anche di unirci, di assomigliare maggiormente appunto agli altri governi europei, come ad esempio la Germania, o mi viene in mente anche la Francia. Quindi è sicuramente un passo in avanti verso la modernizzazione, diciamo, del nostro sistema. Ecco, naturalmente per chiudere, Mirko, una particolare attenzione è posta soprattutto verso questo autoritarismo che in qualche modo è lo spettro che in tanti evocano. Cosa c'è di vero? Ma diciamo queste sono preoccupazioni false che sono smentite, o meglio che possiamo smentire insieme leggendo in maniera approfondita la Costituzione, abbandonando gli slogan e gli spettri appunto della paura che i sostenitori del no continuano a sventolare. Non è vero che il potere sarà concentrato nelle mani di un'unica persona, in quanto il nostro sistema, come dicevamo, viene semplicemente ammodernato. Non mutano i poteri del Presidente del Consiglio, cosa che invece avevamo con le riforme del governo D'Alema, le riforme proposte dal governo Berlusconi, poi fortunatamente bocciate nel 2006. Rimaniamo all'interno di un sistema parlamentare dove il potere è diviso tra Parlamento, governo e magistratura. Quindi c'è un equilibrio che viene anche affermato grazie ad esempio anche ai quorum che vengono elevati per l'elezione del Presidente della Repubblica. E anche qui tagliamo la testa al toro. Non è vero che il Presidente della Repubblica potrà essere scelto soltanto da una forza politica, in quanto sarà comunque necessaria la maggioranza, a seconda di quelli che sono poi i quorum, per portare all'elezione del Capo dello Stato.